Doveva essere così, ancora con lo scudo al braccio, almeno uno dei bronzi di Riace, quando furono ritrovati sul fondale davanti alla cittadina della costa ionica calabrese. E forse le statue erano anche più di due. È qualcosa in più di un dubbio, quello che riemerge dalla documentazione custodita negli archivi del Museo di Reggio Calabria. Documentazione che possiamo consultare grazie alla caparbietà del professor Giuseppe Bragò. Il documento più importante è la denuncia di ritrovamento dei bronzi trasmessa alla soprintendenza di Reggio il 17 agosto del 72 dal sub Stefano Mariottini. Nella denuncia non si parla semplicemente di uno scudo, innanzitutto si parla di un gruppo di statue, poi un altro periodo, rivolgendosi alle due emergenti, le descrive, presenta sul braccio sinistro uno scudo. Ai documenti si aggrappa anche la decisione del ministro Rutelli di inviare un'ispezione e dare ai carabinieri del tutela patrimonio culturale il mandato di indagare. E del resto, esaminando le immagini degli attacchi Regiscudo delle statue, così come si presentavano subito dopo il ritrovamento, i dubbi aumentano. Queste incrostazioni marine sono presenti sull'intero Regiscudo, fuorché attorno ai fori di tenuta. Qui mancano addirittura i punti di contatto tra il reggiscudo e lo scudo. Fatti accidentali? Difficile crederlo. Certo è che i fondali di quel tratto di costa ionica sono un vero e proprio giacimento di reperti, inesauribile. 72 si parla di 34 anni fa, per cui era abbastanza anche facile trovare e commerciare queste cose qui. Un giacimento che va protetto. Ragione che ha spinto Bragò a raccontare questa storia raccogliendo tutti i documenti in un libro. Questa storia va approfondita.